Il momento di relax prima della diretta di questa sera, lunedì 18 gennaio, è interrotto da un duro scontro scatenato da un innocuo gioco proposto da Tognazzo Zorzi che in maniera divertente si è rivolto a domandandole chi tra gli inquilini non meriti di arrivare in finale. Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d'incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata, ha detto la modella brasiliana lanciando una frecciatina a Pretelli sulla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e il flirt con Giulia Salemi. Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza, risponde a tono. A quel punto Dejan si scalda, quanto ti piace questa parola, incoerenza? Piuttosto che sparare cattiverie a chiunque me ne sto zitto, controbatte il vipone particolarmente alterato. Anche Giulia Salemi interviene nella lite tra i due inquilini, quindi mi vuoi fuori? Domanda alla modella brasiliana. E senza freni e con molta sincerità afferma, sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d'amore. Per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi. Cerca di difendere la sua storia, ma la modella lo attacca duramente. Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un'altra. L'amore è una parola grande, vi state conoscendo. Vedi che sei superficiale, perché avresti dovuto accorgertene che con Elisabetta era già finita da tempo. Prova a commentare l'ex velino di Striscia la notizia. Non c'è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innamorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo, spiega. A quel punto gli animi si scaldano ulteriormente. Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l'hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare domani, conclude Pierpaolo. La discussione viene interrotta da Tommaso Zorzi e Andrea che dalla cucina richiamano l'attenzione di tutti i vipponi. Diciotto gennaio 2021 barra.